Siamo in collegamento con il professor Giovanni Esposito, presidente della Società Italiana di Cardiologia e direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia Emodinamica della Federico II. Salve professore, grazie per essere nuovamente collegato con noi, ben trovato. Salve dottoressa, buongiorno e grazie a voi. Allora, professore, fortunatamente dopo 2 anni si cerca di ripartire anche in sanità, dando la priorità a tante patologie che, ahimè, sono state trascurate in questi 2 anni a tutto danno naturalmente dei pazienti. Qual è la situazione per quanto riguarda la cardiologia in questo momento? Sì, la cardiologia purtroppo oggi si ha la consapevolezza di quanto si è perso in questi anni, per cui quello che si sta cercando di fare è di recuperare non soltanto da un punto di vista di prestazioni, molte diciamo purtroppo non credo che ci si riesca a recuperare tutto quello perso, ma soprattutto quello di riavviare un po' tutte le campagne che erano state intraprese prima della pandemia sulla prevenzione cardiovascolare, sul trattamento di patologie croniche, e su questo diciamo sarà una ulteriore sfida, perché sono delle patologie che avevano dei grossi, diciamo, delle grosse problematiche organizzative su cui si stava lavorando e che purtroppo poi con la pandemia si è totalmente, diciamo, sono state totalmente disattese, ovviamente perché le priorità sono state altre. Per quanto riguarda la Regione Campania, possiamo parlare della Campania come un'eccellenza per le varie tecniche innovative che riguardano la cardiologia, a partire anche dalla TAVI, che è molto utilizzata ed evita un intervento a cuore aperto? Sì, la Campania da un punto di vista innovativo in questo momento non ha un ruolo di grossa, come dire, importanza a livello italiano, soprattutto perché sia perché non c'è stata una riduzione significativa di alcune tecniche come la TAVI. La Campania è la terza regione in Italia come numero di interventi di sostituzione valvolare aortica percutanea, quindi pazienti anziani fragili che fino a qualche anno fa non potevano, diciamo, affrontare un intervento per l'elevata mortalità, oggi con questo nuovo intervento con la TAVI lo possono fare, e in Campania trovano quasi tutta la, come dire, lo spazio per poterlo fare, perché la Campania è sopra la media nazionale come capacità di offerta di questo tipo di interventi. È chiaro che non siamo ancora in linea con quello che è il need globale, cioè con l'esigenza, diciamo, che in base all'epidemiologia, perché ricordiamo che la stenosi aortica è una malattia che oltre i 65 anni ha una prevalenza enorme, per cui noi riusciamo in questo momento a trattare, diciamo, un poco più della metà della reale necessità. Però comunque siamo sicuramente al primo posto, cioè ai primi posti in Italia per questa capacità, diciamo, di affrontare questo tipo di malattia con ottimi risultati anche, quindi non solo numeri ma anche qualità, che è un punto importante. Per quanto riguarda questa patologia, è possibile fare una prevenzione? E se sì, quale? Sì, questa è una malattia che la stenosi aortica ha un grosso problema, che differentemente dalle altre problemi vizi valvolari, diciamo, malattie valvolari cardiache, è una malattia che nel momento in cui cominciano i sintomi, che sono 3 fondamentalmente, il dolore in petto, le vertigini, quindi la sincope per così dire, e l'affanno, la dispnea, nel momento in cui compaiono questi sintomi, entro 2 anni c'è un'elevata mortalità di questi pazienti, cioè più dell'80% entro 2 anni da quando compaiono i sintomi purtroppo ha un alto rischio di mortalità. Allora occorre non solo fare prevenzione, occorre individuare nello stadio precoce questa malattia, e questo ovviamente richiede un network tra quello che è la medicina ospedaliera ma anche la medicina del territorio, perché il medico, anche diciamo il medico di medicina generale, con un fonendoscopio sul petto del paziente sente un soffio e quello deve attivare poi tutto quello che è il percorso del paziente. Quindi occorre sicuramente fare una diagnosi precoce, che è un punto importante. La prevenzione per questa patologia purtroppo fa parte dell'invecchiamento, quindi fa parte di quello che è il processo di degenerativo senile della valvola, per cui ovviamente è un po' più complesso, però sicuramente la diagnosi precoce è un punto cruciale. Voi cardiologi consigliate sempre un'attività, una vita non sedentaria, quindi un'attività fisica continua e costante. Quanto il lockdown che abbiamo purtroppo dovuto tutti subire senza nemmeno la possibilità di passeggiare talvolta ha danneggiato i pazienti? Ma questo ha danneggiato sotto diversi punti di vista, sia come aspetto diciamo di prevenzione, questo purtroppo però poi le conseguenze le vedremo a lungo termine, perché la prevenzione
è un investimento sulla salute i cui risultati sono poi risultati a distanza, quindi diciamo ce ne accorgeremo più là nei prossimi anni. Però il fatto diciamo, di avere un'attività fisica è molto importante, soprattutto perché il paziente può rendersi anche conto che c'è qualcosa che non va. Cioè, se io ho anche, per esempio, parlavamo della stenosi aortica, se una persona di 65 anni è seduto tutto il giorno davanti alla televisione, è chiaro che non avrà l'affanno, non avrà l'angina, non avrà i sintomi, perché ovviamente pur con una malattia più severa, non avendo, diciamo, attività fisica, diciamo, i sintomi non compaiono. Quindi, da questo punto di vista, l'attività fisica non soltanto ha un ruolo di prevenzione, ma anche un ruolo di verifica dello stato di salute del paziente, per cui è importante farlo per diversi aspetti. Ed è chiaro che noi abbiamo perso negli ultimi anni tutto quello che riguarda la prevenzione, tra cui anche l'attività fisica, ma anche la capacità e l'opportunità, come dire, di un'alimentazione sana, che ormai sappiamo, i livelli di obesità in campagna. E ormai la dieta mediterranea è un ricordo molto spesso, purtroppo, rispetto a quello che era qualche anno fa. Come si riscrive e come si deve riscrivere la sanità post-Covid? Il problema, la sfida che noi abbiamo nei prossimi anni è quello di cercare di mettere in network tutto il percorso sanitario. Ecco, ci sono stati creati degli strumenti, tra cui la campagna, tutta anche su questo aspetto sta lavorando bene, sono stati pubblicati due percorsi principali, due patologie cardiovascolari importanti: lo scompenso e la fibrillazione atriale. Noi abbiamo il PDTA come richiesto dal DM70. E i PDTA costruiscono il percorso. Il problema non è costruire il percorso sulla carta, il problema è poi fare in modo che questo percorso venga effettivamente, come dire, intrapreso dal paziente. Quindi la sfida è quella di mettere insieme la medicina del territorio e la medicina ospedaliera, ma la medicina del territorio sia specialistica, ma anche quella di medicina generale. Quindi la sfida è quella di innanzitutto mettere in network, quindi digitalizzare la sanità. Campagna anche su questo aspetto con Sinfonia, con Sorrisa, questo l'abbiamo visto anche durante la pandemia, che diciamo, si è avviata bene. Ma soprattutto poi quello di creare i percorsi e mettere insieme il network di tutta la sanità, in modo tale che noi possiamo intercettare il paziente a qualsiasi livello e il paziente poi può essere indirizzato verso il percorso più idoneo per fare in modo che possa poi ovviamente risolvere il problema di salute. Non purtroppo dobbiamo vedere che cosa succederà. Ci sono, diciamo, in cantiere numerose riforme tra le case di comunità, tra i percorsi ultraspecialistiche, la casa ci sono in previsione anche da un punto di vista cardiologico, per esempio, la creazione degli heart valve center, quindi centri ultraspecialistici, problemi specialistici. Il problema è poi cercare di mettere insieme tutto questo, che sarà la sfida più grande. Noi la ringraziamo, però le chiediamo di dare un consiglio ai nostri telespettatori affinché, insomma, si sottopongano a controlli in maniera tale da evitare poi conseguenze gravi laddove ci fosse qualche problema. Sì, allora è importante soprattutto i pazienti, diciamo, che hanno avuto nella storia familiare o che hanno fattori di rischio, per cui fumatori, colesterolo alto, diciamo, fattori di rischio importanti, ma soprattutto anche quelli che hanno avuto nella storia familiare di infarti o ictus, di fare in modo da sottoporsi a controlli periodici, perché basta un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma, una semplice visita cardiologica e si può fare diagnosi precoci. Le malattie cardiovascolari sono malattie cosiddette, molte le più folle, le più, diciamo, importanti, sono cosiddette tempo dipendenti. Quindi prima si riesce a fare diagnosi, prima si riesce a individuare la patologia, migliore è la capacità di curarle e migliore poi è ovviamente il risultato che si riesce ad ottenere anche con le terapie più innovative. Allora, professore, noi la ringraziamo, la salutiamo e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.